C'era una volta il mio lavoro al nero in una pizzeria italiana di Bristol. La farina, il calore, lo sgobbo, l'amaro in bocca per non aver imparato d'inglese nei primi 3 mesi di reclusione al forno, nient'altro che le parole del menù e lo Spanglish di Silver. 108 metri è un attore shakespeariano che recita Amleto con una scarpa da ginnastica puzzolente in mano al posto del teschio di Yorick. È il contrasto fra i dispossessati, i quattrinai, tra i piani bassi e quelli alti della nobiltà. Io stavo a piani bassi. A tutti voi, miei compagni britannici, devo un pezzo di quest'epica stracciona che da bardo errante ho raccontato a un pubblico inclito nella mia lingua madre dopo avervi insegnato alcune metafore ingiuriose. Miei sodali, miei fottuti compagni di lavoro, ci sarà sempre un giro di pinte che ci aspetta nel nostro vecchio pub e un campo di calcio fangoso in cui rotolarsi dopo un'entrata sporca e scivolata. Cadrò a terra senza ossessioni e timori, perché ci sarà sempre per me, nelle verdi colline d'Inghilterra, una mano operaia pronta a rimettermi in piedi. E quando mi troverò nel fango, triste come un altoforno spento, con le dita attaccate agli inguini strizzati, o senza fiato per una pallonata della vita nello stomaco, con i miei sogni sconvolti o crollati nel vento e nella pioggia, saprò che mi tenderete una mano per dirmi: tranquillo, è il mestiere che entra. Saprò che mai camminerò da solo. Quando lavoravo non avevo diritto a niente, cioè dovevo solo usare parole come pulire, spazzare, yes sir, I will, of course I do. Non dovevo raccontare la storia, dovevo solo capire i verbi all'imperativo che il supervisor usava. E in 108 metri la storia la racconto io con le mie parole, ecco.